Bentornati su Noma Mammazzo e bentornati nella rubrica Dylan Dog, serie regolare con il numero 441, La congiura dei colpevoli. Questo numero è proprio bellino. È bellino, è bello. Allora, come dicevo, mi metto comodo, per quanto si può stare comodo su una sedia. Dylan Dog numero 441, La congiura dei colpevoli. Ancora un numero con la curatela di Roberto Recchioni. Non so se il prossimo sarà quello con cui inizierà Barbara Baraldi. Sta di fatto che è la prima volta, per quanto riguarda la rubrica serie regolare, che do il benvenuto a Barbara Baraldi. L'ho già fatto nel video dedicato al Color Fest, lo voglio fare anche qua, dato che parliamo della serie regolare, quindi benvenuta a Barbara Baraldi come nuova curatrice di Dylan Dog e arrivederci a Roberto Recchioni. Questi due saluti li trovate anche appunto nel Dylan Dog Horror Club, con appunto il saluto in prima persona di Roberto Recchioni. Devo dire, un saluto molto formale ma comprensibilissimo. Non vado a approfondire la cosa, ma penso sia palese per chi segue. E invece un saluto di benvenuto non da parte di Barbara Baraldi, che comunque, nonostante la sua indole molto magari più schiva rispetto a Recchioni, è già lanciatissima in interviste, in conferenze, quindi ha già fatto un'entrata in pompa magna. Nonostante questo, non c'è un saluto in prima persona da parte di Barbara Baraldi, ma c'è il saluto di Tiziano Sclavi, il benvenuto di Tiziano Sclavi a Barbara Baraldi. Quindi sì, molto probabilmente un saluto in prima persona, magari ce lo vedremo nel prossimo numero. Ma parliamo appunto del numero in sé. Questo Dylan Dog mi è piaciuto perché mi ha messo di fronte a un'eccezione. Io dico sempre alcune cose sui Dylan Dog e questo numero le ha smentite tutte, ed è per questo che mi ha sorpreso, mi ha tenuto testa, mi è piaciuto. Cosa dico io sempre se mi seguite? Se non mi seguite, fatelo, perché io è da quando c'è stata l'entropia di Dylan Dog, ho smesso di dire iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega, condividete il video con tutte le persone che conoscete e commentate qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero e del mio video. Ho smesso di dirlo, ma mi sa che devo ricominciare a ricordarvelo, perché diciamo l'algoritmo di YouTube me lo impone. Quindi se non ve lo ricordate, ve lo devo ricordare di nuovo in ogni video, quindi mi raccomando, iscrivetevi eccetera eccetera, quello che ho detto prima. Comunque dicevo, se mi seguite sapete che ci sono alcune cose che a me un pochino di Dylan Dog mi fanno dire sì, vabbè, ma anche basta, lo fate sempre. E una di queste cose è il fatto che Dylan Dog resti a piedi con la macchina. Ora, ho capito che è un maggiorone molto vecchio, eccetera, però quando succede di solito a me non piace. In questo caso sono stato felicemente stupito, cioè la cosa è stata gestita bene. Dylan Dog non si limita a rimanere a piedi con la macchina, ma in modo molto più grave. Vediamo un flashback con una battuta di Groucho, che tra l'altro poi per il resto è, se non sbaglio, è assente in questa storia, con una battuta di Groucho che gli fa notare che le sue gomme stanno per scoppiare, la gomma scoppia, Dylan fa un incidente, si risveglia in ospedale, tra l'altro una piccolissima, proprio piccolissima citazione a Mater Morbi. Non so se è voluta da parte di Recchioni aver scelto questo come ultimo numero della sua curatela, dove Dylan Dog si risveglia in ospedale, però ecco, se fosse voluto, tanto di cappello, mi piace questa autocitazione, non so, per uscire di scena in questo modo. Una citazione appunto che temevo mi portasse a una copia sbiadita di Mater Morbi, ma fortunatamente no, fortunatamente si vira verso un'altra storia, si vira verso quella che è un altro dei cliché che io solitamente detesto di Dylan Dog, ovvero Dylan Dog che invece
di trovarsi nel suo studio, a casa sua, a accettare o rifiutare un caso in cui poi si trova invischiato e coinvolto. Semplicemente Dylan Dog si ritrova lì per caso, in questo caso si ritrova in ospedale accanto al protagonista della storia, escluso Dylan, e la vicenda appunto segue questi eventi di cui Dylan si fa testimone. Ecco, questo è un altro dei cliché di Dylan Dog che a me solitamente non piacciono, eppure in questo numero non so perché funzionano. Il numero è scritto da Luigi Mignacco e i disegni sono di Fernando Caretta, lo dico perché mi sono dimenticato di dirlo all'inizio. È un numero molto classico, la griglia è palesemente a 6, ma i disegni sono molto moderni, seppure hanno quel sapore di retro. Per un'evidente ragione. Ora non sono stupido, ho aspettato 6 minuti, ma è palese, mano a mano che si legge questa storia, che questo è un old boy, questo sarebbe dovuto essere un old boy. E qua si va incontro a un'altra cosa, che a me solitamente non piace, ovvero una storia fatta per l'old boy. Sto gesticolazione, stai fermo. Una storia fatta per l'old boy. Messa nella serie regolare. Solitamente quando succede, a me questa cosa non piace. Ma perché non mi piace? Perché l'ultima esperienza che ho avuto in questo campo è stata l'ultima saga del buio, dove i rimaneggiamenti per far entrare Mana Cerace nel nuovo corso sono stati davvero pesanti, sono stati davvero evidenti. E invece qua, con un gioco di dialoghi, senza dover stravolgere nulla, la cosa funziona, la cosa fila. Perché Dylan Dog innanzitutto è fuori città. Dylan Dog è nel suo personaggio, che smarrisca o comunque si dimentichi di prendere il telefono. Se anche non fosse stato palesemente luddista in passato, uno che rifiuta la tecnologia per i profani. Anche se non fosse stato, Dylan Dog scorda sempre, non porta mai la pistola. Quindi uno che non porta mai la pistola può facilmente anche dimenticare il cellulare. È un po' nella sua indole, quindi il fatto che si trovi a Nowhere, questo nome, nome nomen, lontano da tutti e sia costretto a utilizzare una cabina telefonica, perché appunto ha dimenticato il cellulare, quando il dialogo invece magari poteva essere. Siamo negli anni 80 e non esistono gli smartphone, non lo so. Ci sta a fila come discorso. C'è sempre anche Recchioni che fa una delle sue citazioni a quello che dice sempre. Ovvero, sì, non ho il cellulare, quando si è in queste storie horror la tecnologia non funziona mai o non c'è mai, un po' anche per giustificare l'isolamento dei protagonisti che altrimenti potrebbero chiedere aiuto schioccando le dita. E solitamente io sostengo che un old boy, anche ficcato in una confezione diversa, resta un old boy magari che ha, come si dice, ha livellato, è risultato così buono da finire nella serie regolare. Non che gli old boy normalmente non siano abbastanza buoni, però hanno quel sapore di, non lo so, di una storia d'altri tempi senza la magia, non so, la metafora che avevano i primi numeri di Dylan Dog. Almeno io così vedo l'old boy. Questo numero, ciò nonostante, infrange un altro dei miei preconcetti, ovvero il fatto che, nonostante sia appunto una storia per l'old boy dove si tocchino, come si dice, la trama non ha queste grandi metafore, ciò nonostante quando finisce nella serie quando è finita nella serie regolare, non lo so, gli ha dato un valore aggiunto. So che non si dovrebbe giudicare il libro dalla copertina, eccetera, eccetera, però questa storia confezionata nella serie regolare gli dà un qualcosa di più, gli dà un tocco di magia in più. Molto probabilmente la storia parla di due cose. C'è un, diciamo, un complotto attorno a una persona che è stata uccisa,
per i soldi, classico, dalla famiglia, da famiglia di stronzi, parenti serpenti, insomma, nulla di nuovo. E quindi c'è la parte un po' giallo, un po' Jessica Fletcher, e poi c'è la parte ovviamente molto più vicina di Landog, ovvero la parte sovrannaturale. La persona ammazzata è sopravvissuta. Se avessi letto probabilmente questo numero in un Old Boy, mi sarebbe pesato molto di più la parte giallo, la parte Jessica Fletcher, perché avrei detto: ma che palle, è un old boy, sembra di leggere un fumetto degli anni 80 in senso negativo, ovvero quei fumetti che prendi in edicola dove ci sono delle cospirazioni, ci sono dei delitti, delitti del barlume, e Dylan Dog li deve risolvere, e non avrei sentito tanto la parte sovrannaturale. Siccome sono, probabilmente sono, lo sapete, sono un commercialone. Invece, nella copertina, nella serie regolare di questo numero, nella mia lettura, io ho dato più enfasi al lato sovrannaturale, al lato di questo morto che cammina. E questa storia l'ho percepita in maniera diversa, l'ho apprezzata di più. E come ultima cosa, poi chiudo la mia analisi, il mio parere, la mia opinione personale. Sono stato anche stupito di come si è svolta la storia, nel senso che non ho pensato fino alla fine perché quest'uomo avrebbe dovuto sopravvivere. Anzi, addirittura il cognome del medico, che è molto familiare a noi lettori, mi metto anch'io di vecchia data, anche se non sono un lettore di vecchissima data, ma ormai sono passati un po' di anni. Il dottore è il dottor Hitch, e l'aspetto non tradisce il fatto che può essere quel famoso dottor Hitch, o come abbiamo imparato dallo speciale, dall'annuale di Dylan Dog. Potrebbe essere uno dei tantissimi cloni del dottor Hitch sparsi in giro. Quindi ho pensato che questo povero disgraziato sopravvivesse perché era un esperimento del dottore. Anche perché a una certa il dottore si rifà vivo, io pensavo che si rifacesse vivo per riprendere un esperimento scappato. Invece no, è parte anche lui del complotto, e quindi ribalta un pochino come si può dire, le mie supposizioni iniziali, oltre al fatto che c'è questo mostro che se ne va in giro per la foresta, per la brughiera, no? Così per citare Sherlock Holmes, dal nulla a un certo punto della storia che dico: ma perché c'è pure sta cosa adesso? Stiamo parlando di un'altra storia, perché c'è pure un mostro? E invece tutto si ricollega alla perfezione, e non solo si ricollega alla perfezione, ma cita anche l'universo condiviso della Bonelli, l'universo espanso che spereremo di vedere prima o poi su celluloide, il famoso Bonelli Cinematic Universe che ha inaugurato con Dampir, che purtroppo ha avuto una pessima distribuzione da parte di, se non sbaglio, Eagle Picture, e che, come si è potuto evincere dalle varie interviste fatte dagli stimati colleghi molto più attenti di me, potrebbe tornare nel mercato dell'home video, o perché no, come sta succedendo con Drago Nero, potrebbe essere acquistato dalla Rai, da Rai Play, eccetera, eccetera. E dovrebbe anche condividere l'universo con la famigerata serie TV di Dylan Dog. Ora, in attesa di questa cosa, che non so se vedremo mai, mi è piaciuto questa strizzata d'occhio al mondo bonelliano esterno a Dylan Dog. L'ho trovata davvero rassicurante. Mi piace che l'ultimo numero della gestione recchioniana citi anche altre testate bonelliane. Non mi dispiacerebbe se in futuro ci possono essere altre strizzate d'occhio in questo modo, in questo mondo, che ci fanno capire che comunque non tutti gli eroi Bonelli, perché è impossibile, ma molti eroi Bonelli condividono comunque un universo narrativo dove possono collaborare al di là di numeri non canonici, ecco. Lo abbiamo visto con Dampir nella serie regolare, mi piacerebbe vederlo nella serie regolare con Martin Mister, che avrebbe senso.
Poi, ovvio, con Morgan Lost, lo abbiamo visto, non è possibile farlo con la serie regolare perché Morgan Lost è ambientato di suo in un altro universo narrativo. Lo stesso vale per Tex e Zagor, che non fanno parte della stessa epoca. Però si potrebbe fare con alcuni eroi, sarebbe carino, anche in vista appunto dell'universo cinematografico. Ora, non è questa la priorità, ovviamente la priorità, e Barbara Baraldi ci ha tenuto a sottolinearlo, è riportare Dylan all'orrore, classico, riportare le storie di Dylan come quelle di una volta, nel senso che dove ti lasciano più interrogativi che risposte. E questo credo sia il fulcro fondamentale, quello di cui ha bisogno Dylan Dog adesso. Poi, quando questa cosa sarà appurata, si potrebbe anche appunto strizzare l'occhio ad altri eroi bonelliani. Ora, non è una cosa che voglio adesso, non voglio più la forma, sono stanco della forma, voglio la sostanza di Dylan Dog e sono sicuro che Barbara Baraldi ce la potrà portare. Questo numero, che comunque appunto è stato ancora gestito da Recchioni, è un piccolo inizio da questo punto di vista e spero che ce ne saranno altri. Poi appunto io non ho capito cosa ne faranno dell'Old Boy, ma perché io non lo seguo, però so che ha una sua identità, la sta sviluppando, la sta mantenendo, vedremo. Non mi dispiacerebbe appunto se si distinguesse la serie regolare dalla serie Old Boy, quelle volte che non buttano le storie dell'Old Boy nella serie regolare, quantomeno con le tavole, con delle tavole magari che sforano, dalla griglia classica, a 6 bonelliana. Potrebbe esserci questo tipo di cose che abbiamo già visto in passato, che potrebbe avere un po' più di costanza. Però non lo so, mi rimetto alle mani della nuova curatela e vediamo cosa succederà. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto con un commento. Come ho detto anche all'inizio, mi raccomando, iscrivetemi, seguitemi per i prossimi video. Noi ci vediamo nel prossimo video dove parleremo per un po' della Bugs, perché devo recuperare Samuel Stern, devo recuperare il Derrylang e dovrebbe essere uscito anche Kalia, scusate il ritardo, e poi recupereremo anche Tartarughe Ninja con il numero 59, il numero 60. E ragazzi, è uscito The Last Ronin in italiano, o meglio, è uscito l'ultimo Ronin, quindi ovviamente l'estate sarà dedicata alle Tartarughe Ninja, anche in vista del film che uscirà ad agosto. Quindi grazie ancora e arrivederci.